Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 964192 348 0117609. In un'operazione congiunta della Polizia di Cosenza e di Napoli Ponticelli, ieri poco dopo le 13 è stato catturato il latitante Ciro Confessore, cognato di Ciro Sarno, capo dell'omonimo clan camorristico attivo nell'area orientale di Napoli. L'uomo, sorpreso nella piccola stazione di Scalea al momento del controllo, non era armato, ha dichiarato tranquillamente il suo nome ed era stato condannato a 2 anni e mezzo per spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini avevano portato a scoprire il luogo della latitanza nei pressi di una palazzina bassa sita all'interno del Parco Rinaldi, in località Pantano Agro del comune di Scalea, dove la moglie è stata vista entrare. Dopo essere stato ammanettato, l'uomo è stato condotto presso il commissariato di Paola per poi essere scortato nella casa circondariale a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si fa sempre più complicata la vicenda legata alla centrale Turbogas di Crotone, che ha portato all'individuazione di 16 indagati, tra cui l'ex ministro all'ambiente Alfonso Pecoraro Scanio e l'ex presidente della Regione Calabria Giuseppe Chiaravallotti. Secondo la procura, il sistema prevedeva il pagamento di tangenti che sarebbero finite sui conti di società estere. Intanto l'ex PM Luigi De Magistris ha dichiarato che l'inchiesta della procura di Crotone sta disvelando intrecci criminali che aveva già individuato con l'indagine Poseidone, per cui fu fermato proprio mentre stavano venendo alla luce le deviazioni massoniche e i rapporti con la criminalità organizzata in relazione all'illecita gestione dei fondi europei. Questa mattina all'alba i militari del nucleo operativo di Rende e delle stazioni di Bisignano ed Acri hanno tratto in arresto, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, Gino Pirri, 39 anni, disoccupato, e Marilena Mazzuca, 37, con l'accusa di furti ai danni di anziani e disabili e, in concorso con Antonio Feraco, 43 anni, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arrestati sono stati associati alle case circondariali di Cosenza e Castrovillari. Un vasto incendio boschivo ieri ha devastato la zona di Piano Russo, a Rossano. Il rogo si è esteso per alcuni ettari, distruggendo alberi di ulivo e querce. Un altro incendio di minori dimensioni sta bruciando da alcune ore, sempre nella stessa zona. Sul posto sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco di Rossano, che stanno lavorando per evitare che le fiamme si estendano ancora. Nella zona di Cozzo dei Giardini, a Corigliano Calabro, un altro rogo sta divampando da questa mattina e una squadra dei vigili sta lavorando con l'ausilio di autobotti. Si susseguono ad un ritmo preoccupante gli episodi di presumibile natura intimidatoria che coinvolgono commercianti, impiegati e rappresentanti di forze dell'ordine nel crotonese. Colpi sparati alle saracinesche, bottiglie con liquido infiammabile fatte trovare all'ingresso, tentativi di appiccare fuoco ai negozi sono ormai divenute pratiche quotidiane. Dopo un periodo in cui erano state prese di mira le automobili, adesso l'attenzione della criminalità sembra essere ritornata sulle attività commerciali. Inquietante poi l'ultimo episodio avvenuto nei giorni scorsi, ma reso noto solo ieri. La testa mozzata di un capretto fatto trovare a un collaboratore scolastico, Mario Spanò, a Santa Severina, sullo specchietto della sua Fiat Punto. Indagano carabinieri e polizia. Si è svolto ieri a Roma, presso la sede della Federcalcio, il Consiglio federale della FIGC, che ha esaminato la relazione tecnica dell'organo di vigilanza, la Covisoc, in merito ai ricorsi delle società non ammesse ai campionati professionistici 2009-2010. Riguardo al parere favorevole espresso dalla Covisoc, sono stati accolti i ricorsi presentati nei termini previsti delle società in precedenza escluse. Catanzaro e Vibonese, che rischiavano di scomparire dal campionato professionistico, rimangono in seconda divisione.